Come capire, come trovare e sviluppare i tuoi talenti? Oggi parliamo di creatività e talento partendo da una domanda che mi è arrivata da un mio cliente. La leggo perché me la sono scritta. Quando si arriva a capire qual è la cosa che ti appassiona? So che voglio fare qualcosa per crearmi quel famoso piano B di cui tutti parlano o creare una seconda fonte di reddito, ma non so come capire qual è la cosa che mi appassiona davvero. Questa è una domanda veramente molto tricky che non è una risposta semplice come sembra. Infatti poi in consulenza con questa persona ne abbiamo parlato veramente tanto. Provo a rispondere in tre punti. Il primo, all'inizio la creatività, che è quella parte più nascosta che riguarda poi anche il talento, passa attraverso il fare. E la prima cosa da fare è credere di averla questa creatività o un talento. Non è detto che tu sappia subito qual è la cosa che ti appassiona, specialmente perché andando avanti con l'età, specie se non sei più tipo me, in quella fase della gioventù che ti permette anche di sperimentare senza paura, a volte ci sono dei condizionamenti anche esterni della vita adulta che in qualche modo entrano in gioco. Quindi a volte è difficile capire cosa ti appassiona e cosa ti rende unico nel tuo talento, ma già iniziare a credere di avere un talento di qualche tipo per cui ne valga la pena è un primo passo. La seconda cosa più importante da fare è provare a definire questi talenti o questo talento e sapere che mettendoli nero su bianco si manifesteranno come realizzazione esterna del tuo mondo interiore. Se dai un nome alle cose, quelle cose diventano vere immediatamente. Mi spiego meglio. Prendiamo per esempio un pittore. Un pittore potrei essere io, una pittrice, potresti essere tu e non saperlo. Perché nonostante un istinto di creatività, magari innato, magari che era arrivato in infanzia e che poi è stato per qualche motivo accantonato, non hai mai preso in mano un pennello in tutta la tua vita. Quindi hai le potenzialità per fare il pittore, ma non lo sarai mai perché non hai mai fatto delle azioni concrete per diventarlo. E sono sicura che pur senza aver mai preso magari in mano un pennello o dei colori nella tua vita, se da oggi tu iniziassi a informarti, a studiare, andassi a comprarti un set di pittura e tutto il necessario e ogni giorno ti applicassi per 1 o 2 ore, diciamo così, nonostante tutto, anche nonostante i fallimenti e le sicure croste che potresti dipingere, alla fine, tra un anno, e forse anche meno, avresti qualcosa di bello da esibire. Però, facendo, diciamo, un passo indietro, al di là dei risultati che potresti, ma sicuramente potresti avere, ma teniamoli un attimo lì da parte. Questo esempio cosa ci aiuta a visualizzare? Che il talento e la creatività si alimentano di azione e quell'azione ti porta a capire un'altra cosa basilare, che è il terzo elemento di attenzione che ti voglio dare. Ovvero che se quello che inizi a fare ti rende in qualche modo felice, quello probabilmente è il tuo talento o uno dei tuoi talenti, che può anche diventare un nuovo lavoro o una fonte di reddito aggiuntiva. Io credo che ci sia una quota di ossessione, che abbina il desiderio di iniziare a fare il pittore, metti, alle azioni concrete che rendono veramente felici. Un indicatore di questa buona ossessione, per esempio, è il tempo. Quando fai concretamente quella cosa che ti piace, la riconosci perché entri in quello stato mentale che quelli bravi chiamano il tuo flusso, ovvero entri in uno stato di estasi, chiamiamolo così, per cui quello che stai facendo può essere la cosa più faticosa del mondo, più emotivamente devastante, quella che a volte ti viene da dire ma perché la sto facendo? Chi me l'ha fatto fare? E hai voglia di mollare tutto, ma non lo fai perché restare senza sarebbe comunque peggio. Spesso abbiamo dentro di noi degli input innati che arrivano anche dalla nostra storia, dalla nostra cultura personale, dalle opportunità che abbiamo avuto in passato e che ci richiamano, che ritornano negli anni. Per me, per esempio, con la fotografia è successo così. Mi sono innamorata in infanzia, veramente pochi anni d'età, di una macchina fotografica che avevo in casa. Era simile a questa, aveva una custodia in pelle, quell'otturatore molto più alto di questo che sembrava un chiodino e io mi ricordo che la utilizzavo per giocare, ma adoravo questo oggetto e penso che sia stato il mio primo imprinting per diventare fotografa. Tra l'altro, poi seguendo le strade più tortuose dopo più di 20 anni, ma all'inizio non è stato facile mettere tutto insieme e rendermi conto
che quello era stato in infanzia il vero momento che mi aveva reso fotografa. Per cui la creatività è come un muscolo, non è semplice da riprendere. Quando non sei allenato o allenata, se devi tornare ad allenarti, all'inizio fa una fatica del diavolo, veramente. Per la creatività, per i talenti, è la stessa cosa, perché comunque hai anche tante difficoltà, per esempio cosa ti dicono gli altri, capire se ne vale la pena, autoboicottaggi, tutta una serie di cose di cui magari parleremo in un altro video. E quindi per tornare alla domanda di questo cliente con cui abbiamo iniziato questo video, non è facile andare a riprendere quella creatività. Ma la consapevolezza del tuo talento, perché ce l'abbiamo tutti, arriva con l'allenamento. E chi tu vedi che è già più avanti, che ce la fa, che ha scavallato, è probabilmente perché quel talento lo ha individuato prima o anche intuitivamente lo ha seguito e poi ha iniziato ad allenarlo sempre e da sempre. Qualcun altro più o meno e qualcun altro invece non lo fa mai. Ma la prova della realtà, delle azioni che sei disposto a compiere per arrivare a creare il tuo talento nuovo, ti dà la misura di quanto quella cosa tu la voglia o no e diventerà anche la misura del successo che tu potresti o non potresti avere facendolo. E quello che ci tengo a dirti anche è che queste non sono concetti o cose che passano dalla metafisica, ma sono basate fortemente nella concretezza, nel fare azioni, nella praticabilità e nell'iniziare. Per cui fammi sapere cosa ne pensi, se a te è capitato mai di perderti ricercando i tuoi talenti nella via dell'estasi, che come diceva T.S. Eliot è anche un po' la via dell'ignoranza, o cosa ti è successo. Se hai domande, curiosità, aneddoti che vuoi condividere sulla creatività e il talento, lasciami dei commenti e se hai delle domande poi risponderò con degli altri video. Anche perché il canale è nuovo, sta riprendendo, mi raccomando iscriviti, che così è un piccolo canale, ma lo facciamo crescere e gli diamo tutta la cura di cui può aver bisogno e tutto il supporto di cui può aver bisogno. Grazie mille, ci vediamo alla prossima. Ciao!